pensieri come briciole di pane, di una fame di ricordi tenuta stretta tra le mani, e di foto prigioniere tra cornici di rimpianti che ti regalano il passato ma non ti parlano mai. Così crescono i dolori che ti fanno sentire vivo, e non è colpa del presente ma la speranza sul futuro, perché perdiamo la coscienza di quando essere felici, ed il trucco che pensiamo è ricordare chi eravamo. Vorrei tornare ai tempi di Ollie e Benji, farmi il panino con la cioccolata, giocare a pallone tutto il giorno senza avere un orario, senza avere un ritorno. Vorrei tornare ai tempi di Mila e Shiro, passare tutto il giorno in bici, sempre in giro, emozionarmi per una vigilia e con le amiche poi giocare a bottiglia. Ma come vorrei, come vorrei, ma quanto in fretta sono passati questi anni miei. Come vorrei, ma troppo in fretta sono passati questi anni miei. Facevo la somma degli amori che ho perduto e di quelli mai vissuti, il totale lo nascondo sotto il letto, cassaforte ormai di troppi fallimenti, perché perdiamo la coscienza di quando essere felici, ed il trucco che pensiamo è ricordare chi eravamo. Vorrei tornare ai tempi di Ollie e Benji, farmi il panino con la cioccolata, giocare a pallone tutto il giorno senza avere un orario, senza avere un ritorno. Vorrei tornare ai tempi di Mila e Shiro, passare tutto il giorno in bici, sempre in giro, emozionarmi per una vigilia e con le amiche poi giocare a bottiglia. Ma vive nell'anima il pensiero più limpido di ginocchia sbucciate ed occasioni perdute. Vorrei tornare ai tempi di Ollie e Benji, farmi il panino con la cioccolata, giocare a pallone tutto il giorno senza avere un orario, senza avere un ritorno. Vorrei tornare ai tempi di Mila e Shiro, passare tutto il giorno in bici, sempre in giro, emozionarmi per una vigilia e con gli amici poi giocare a bottiglia. Ma come vorrei, come vorrei, ma quanto in fretta sono passati questi anni miei. Come vorrei, troppo in fretta sono passati questi anni miei. Bravissimo, complimenti, complimenti Matteo Tisato, bellissima questa canzone. Ricordiamo sempre tutto rigorosamente dal vivo, però spiegaci un po' il perché di questa canzone, queste bellissime parole. Allora, questa canzone, intanto ringrazio perché non era mai successo che la suonassi pianoforte e voce, e non è facile in televisione suonare, cantare, perché comunque c'è anche un po' di emozione. Non mi era mai successo perché la cantavo sempre in base, no? E quindi è stato ancora più emozionante. È una canzone che ho scritto diversi anni fa, quando mi sono accorto che da un momento all'altro non ero più un bambino. E quando non sei più bambino pensi alle cose più stupide, ma che sono le cose più importanti, no? E il panino con la cioccolata,
si è grandi, a volte non ci si ferma mai a mangiarlo, però quando lo mangi ti si apre un mondo perché ti si ricorda. Ritorni bambino. Esatto, come Ollie e Benji, come Mila e Shiro, cartoni animati con cui adesso so che qualche volta lo rifanno, però cartoni animati con cui sono cresciuto e nei momenti un po' pesanti della vita, del lavoro, di tante cose, anche solo vedere la sigla di un cartone animato, non so perché, ma ti dà un sollievo enorme. È vero, è vero. Io delle volte dico che preferisco guardare un film di cartoni animati piuttosto di certi film che alla fine dico ma cosa ho visto. Mentre il cartone animato ti dà un'emozione. Esatto. Un'emozione che magari ti eri dimenticato. Esatto. Ma allora parliamo anche di questa nuova impresa dove tu ti stai cimentando. Sì, è un po', adesso è un po' diversi anni. Niente, ringrazio ancora per la possibilità. Volevo ricordare a tutti i ragazzi cantanti, anche i genitori che stanno guardando la trasmissione, magari dire al proprio figlio, a chi per esso, di poter guardare www.votalevoci.com, è un sito nel quale si può trovare tutto ciò che serve per potersi iscrivere a questo concorso. È un concorso sano, mi sento di dire questa cosa qua, dove c'è l'idea di mettere in mostra il proprio desiderio nel cantare, nella musica, non soltanto una forma di arrivismo come dicevo prima. Per cui stiamo ricercando cantanti e se avete voglia di provare questa esperienza, scriveteci e fatevi sentire. E buona fortuna, dico io. E soprattutto. Allora presentiamo subito altri due ospiti giovani, Chiara Fraccaro, che organizza matrimoni, poi vi dirà, e Alessandro Pavanetto, che è un ideatore, anzi l'ideatore di un'iniziativa che il Banco Solidale ai Veneti schiacciati dalla crisi farà molto comodo, però faremo dopo vedere la sorpresa, però intanto conosciamo Chiara Fraccaro. Allora Chiara, grazie intanto di essere grazie qui questa sera con noi, perché grazie questa idea di aiutare i veneti schiacciati e poi cos'è questo lavoro, che io l'ho tradotto in italiano perché se lo diceva i nonni a casa dopo in inglese, ma cosa c'è di fare questa? Chiaro, faticano a capire. Allora, grazie Mirella, buonasera a tutti. E niente, inizio marzo ci siamo trovati come gruppo giovani appunto della provincia di Treviso e dei giovani amministratori e ci siamo chiesti cosa potevamo fare di concreto e in più insomma per il nostro territorio. E da qui appunto abbiamo messo assieme una trentina di ragazzi e mille idee, perché ovviamente i ragazzi sono fonte continua di idee, di energia. Proprio è una cosa molto positiva e è emerso che volevamo tutti assieme fare un'iniziativa benefica per aiutare le persone del nostro territorio. Quindi confrontandoci un po' abbiamo detto c'è il Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi proprio a Treviso, dobbiamo assolutamente sostenerli. E quindi da qua abbiamo messo in moto un meccanismo. Ci siamo suddivisi i compiti perché ognuno insomma aveva i propri compiti. Guardiamo la raccolta, guardate le foto che ha mandato Chiara, che ha mandato anche Alessandro Pavanetto, guardate quanti chili avete raccolto. Abbiamo raccolto ben 430 chili di beni, suddivisi appunto tra generi alimentari, beni per la casa, per l'igiene personale, tantissimo sembra latte. Sembra la coletta anche alimentare, Chiara, siete sì, stati veramente bravi, io me ne intendo, perché ne ho fatto talmente tante. È stata una bella soddisfazione, eravamo operativi a Castelfranco Veneto e ringrazio anche l'amministrazione comunale per il supporto che ci ha dato sabato tutto il giorno e domenica mattina. Io l'ho detto anche a Sveglia Veneti appunto, sì, che c'erano queste due giornate dedicate alla raccolta per i veneti scacciati dalla crisi da parte di questi ragazzi che anche politicamente hanno preso degli indirizzi. Sì. Allora Alessandro, poi ritorniamo anche da Chiara, essere ideatore di un'iniziativa del genere, cioè il sociale, cosa vuol dire per te sociale? Vuol dire dare una mano a chi purtroppo non ha la non sempre fortuna. Credo che soprattutto come giovani abbiamo un dovere di essere forti e presenti in queste iniziative sociali. E l'ha dimostrato il fatto di questo weekend, il risultato oserei dire oltre le aspettative. Certo, ve lo dico anch'io, bravissimi, niente da dire. Grazie. E siamo riusciti a fare questo grazie a un lavoro di squadra. E ringraziamo anche tutti gli altri ragazzi, certo, se poi volete nominare Chiara qualcuno, perché è giusto. Assolutamente, perché sono stati una fonte inesauribile di, sia di idee che di contributi in entrambe le giornate. E
abbiamo fatto questo grazie anche a un lavoro di squadra, dicevo come prima, e è stato molto stimolante, devo dire. Abbiamo avuto modo anche di conoscere dei nuovi ragazzi, perché poi grazie al passaparola con i social sono arrivati anche dei nuovi giovani che abbiamo avuto modo di conoscere, quindi diciamo che è stata una... E nella vita cosa fai? Io lavoro come geometra nello studio. Ah, sei geometra? Sì. Ecco, e vedendo anche prima le immagini che avete visto di questa associazione importantissima, di questi genitori che sono riusciti a passare questo confine tremendo che è la perdita di un loro caro e mettere in piedi un'associazione che fa cultura, che fa musica, che fa musicoterapia. Cosa, quando hai visto? Cosa hai provato? Una bella emozione, devo dire, perché è stato veramente emozionante. Chiara? Lodevole, un'iniziativa veramente bella e ricca proprio, vedi, d'amore, e secondo me al giorno d'oggi quando si fanno le cose per amore e per una buona causa sono sempre vincenti. Poi la musica è una tematica che accomuna veramente tutti, dai piccoli ai giovani, agli adulti, agli anziani, e quindi è un esperimento molto molto positivo e che io utilizzerei veramente in tantissime altre circostanze, perché unisce e l'unione porta grandi benefici, davvero. Allora, bravi. Unisce, quello che abbiamo capito, che unisce anche quello che avete fatto voi, perché ha raccontato un aneddoto, Chiara, di un anziano che passava per caso da quelle parti, ha visto questa sede e ha detto: cosa state facendo, ragazzi? Cosa è successo, Chiara? Allora, è stata una cosa davvero molto particolare, quasi emozionante, perché stavamo appunto sistemando i beni nei vari scatoloni, è passato un anziano, ma veramente 80 anni, con la sua graziella. Diversamente giovane, diciamo, Chiara, dai, diversamente, perché in bicicletta diversamente giovane. È passato con la sua graziella, quindi andava piano, controllava i movimenti, perché poi la cosa bella è che eravamo sempre in compagnia, non eravamo mai da soli, e quindi la gente passava, chi sapeva, si fermava, portava anche portava anche una bottiglia di vino per proprio un fatto conviviale. E questo, appunto, gli abbiamo raccontato che stavamo facendo questa raccolta dei beni alimentari per i veneti schiacciati dalla crisi. Sentite. E ci fa: aspettatemi qua che torno subito. Ha preso, è tornato a casa, probabilmente abitava lì vicino, però è stato davvero molto bravo, e ha messo dentro il cestino della sua graziella un pacco di zucchero e uno di pasta, e ce li ha portati. È stata una cosa meravigliosa, perché la gioia che abbiamo visto nei suoi occhi per aver contribuito anche lui ad una cosa che non sapeva e non ci conosceva è stato molto molto bello. Come tantissime persone ci chiamavano per scaricare le macchine, cioè ai ragazzi non sembrava vero di far la fatica di andare avanti e indietro, però erano proprio una gioia. E certo, che questi veneti schiacciati hanno colpito nel cuore delle persone. Questo ce abbiamo, lo possono dire loro, tutti non lo dico nel io cuore. Però guardate che anche noi, quando eravamo fuori dei supermercati che facevamo queste collette, quando vedevano scritto veneti schiacciati dalla crisi, non vi dico l'entusiasmo e l'emozione, forse perché facciamo vedere un po' tutto. Tanti dicono ma le telecamere, però le telecamere hanno quello di bello, che fanno vedere quello che è e quello che porti. Però, Chiara, io sono curiosa anche di far capire che tu hai un indirizzo di lavoro un po' diverso dal solito. Perché Chiara ha visto delle spose proprio piangere giorno del loro matrimonio, distrutte da tutto quello che era successo. E cosa ti è venuto in mente di fare allora, Chiara? Sì, allora appunto io collaboravo con un catering per un periodo, e proprio nell'organizzazione di matrimoni ed eventi un giorno mi sono imbattuta appunto in una sposa e poi successivamente anche in un'altra, distrutte, sfinite, ma proprio provate anche in volto, che nel giorno più bello della loro vita si sono messe a piangere, e per me è stato uno strazio, ma davvero molto grande. E quindi da qui ho detto: io non voglio più che nessuna sposa al mondo, nel limite del possibile chiaramente, il giorno del matrimonio pianga perché è sfinita, e quindi voglio accollarmi tutte le preoccupazioni, le ansie, i timori che ogni sposa e ogni coppia ha al giorno del matrimonio, e far vivere loro un'esperienza indimenticabile, e quindi farli sentire sereni, felici, e questo appunto mi ha fatto iscrivere
iscrivere chiaramente ad un'Accademia Milano di organizzazione eventi e matrimoni. Adesso dillo in inglese, dai, perché l'ho già detto. Wedding planner. Avete capito, nonne? Tutto, naturalmente. Ma infatti anche la mia di nonna, ancora ad oggi, dopo quasi 2 anni di attività, mi dice, ma cos'è che fai? Tu vai ai matrimoni e ti diverti. Io dico, no, 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 non è proprio così, però insomma è una cosa bella. Sono i nuovi lavori, sono che però nuovi lavori. Può essere anche che qualcuno ci sente da casa, magari avere voglia di conoscere anche Chiara e di capire come funziona questo nuovo indirizzo, perché dobbiamo pure inventarci dei giochi di lavoro. Se nessuno ci dà dei giochi, dobbiamo inventarceli noi. Sì. Quello che invece i bambini si inventano sempre sono i giochi. Andiamo alla scuola di San Pietro di Feletto e vedrete cosa hanno combinato. Ciao grande famiglia, siamo a San Pietro di Feletto, davanti alla biblioteca, perché all'interno ci stanno aspettando insegnanti con le mamme. Andiamo! Siamo con Barbara, la maestra, che voi avete già conosciuto, perché oggi siamo qua. Barbara, spiega questo bellissimo evento che avverrà il 7 aprile al Banco Solidale. Siamo qua per preparare dei lavoretti da mettere in vendita, perché proviamo anche noi nel nostro piccolo a raccogliere qualcosa da poter passare a Gio. Mentre siamo qui per questo, parliamo anche, vediamo di organizzarci meglio per la sfilata del 7. Perciò vi abbiamo dato anche una news, ci sarà una sfilata al 7 al Banco Solidale presso la provincia di Treviso. Cosa stanno facendo questi ragazzi, Barbara? Stanno facendo lavoretti, un po' di tanti tipi, aiutati anche dalle mamme che si sono lanciate, ed è bellissima questa atmosfera così creativa. Gioiosa. Sì, bellissima. Sì, so che le mamme si sono trovate anche in altri orari per condividere materiali, idee. Niente, è stupendo e siamo contenti. E siamo contenti. Allora, adesso io saluto questo giovanotto che voi avete già visto, che si chiama? Christian. Cristian, cosa stai facendo di bello oggi? E oggi sto per pirografare questa... Pirografare, ha detto, perciò non una cosa da niente. Questa immagine di un gatto. E invece qui siamo con... Laura. Penso di fare le vaschette, quelle dove ci sono dentro le candele, che sono in un altro tavolo, non qua, e basta. Bene. E adesso andiamo da... Giulia. Giulia, tu cosa stai facendo? Anch'io faccio come fa Christian, il gatto, perché ci dividiamo le parti. Ah, ecco, proprio lavori veramente pesanti questi. Adesso andiamo da... Urca, buongiorno. Buongiorno. Vallì. Da Vallì. E Vallì cosa stai facendo? Allora, noi come gruppo qui stiamo facendo dei portatovaglioli, ecco. Pensate. Con i pannolenci e il feltro, giusto? Sì. Ecco. Ascolta Vallì, quanto bello è vedere mamme e ragazzi assieme, ma soprattutto la partecipazione di questi ragazzi che ce la mettono veramente tutta, sto vedendo. Beh, è una cosa meravigliosa, c'è anche il fatto di stare insieme, di collaborare per un fine che è comunque benefico e per fare del bene è una cosa stupenda. Aiutare le persone meno fortunate. Sì, grazie, certo, Vallì. Grazie. Adesso andiamo da Anna. Da Anna. E tu Anna cosa stai facendo? Fammi vedere questo bellissimo. Guardate che lavoretto ha fatto Anna. È bellissimo. Complimenti Anna, anche con i cuoricini. Sì. E questo a chi lo vuoi dedicare? A Gio. A Gio. A Gio. Come si fa a non far vedere queste mamme ogni tanto che riusciamo finalmente a vedere che sono coi loro ragazzi, coi loro bambini? Tu sei? Elisa. Elisa, e tu anche tu stai facendo questi bellissimi lavoretti? Sì, il tempo, eccola. Guardate, ecco qua. Stiamo decorando questi portatovaglioli o segnalibri, come vogliamo fare dopo. Ecco qua, e attacchiamo con la colla a caldo. Cosa vuol dire far capire a questi bambini l'importanza di creare? Che si sviluppino un po' la fantasia, cosa che sui videogiochi ultimamente è un po'
carenti e così intanto imparano a stare insieme, a mettersi alla prova, confrontarsi e o soprattutto un po' di manualità. Che ci vuole. Che ci vuole. Grazie, grazie. Qui abbiamo anche un papà. Buongiorno. Qui veramente si crea. Sì, è vero, c'è di tutto, c'è chi decora portatovaglioli, pirografi, pistole a caldo per attaccare le decorazioni. Se si contate siamo più di 30, per cui c'è una mobilitazione molto 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 grande. Cosa vuol dire però avere proprio, cioè vedere soprattutto l'attenzione di questi ragazzi verso questi lavori che stanno creando? Beh, a parte diciamo l'aspetto ludico, l'aspetto del gioco, ma è anche perché lo fanno, per cui è qualcosa che probabilmente darà speranza a qualche altro bambino, per cui la gioia è doppia, basta che li guardate negli occhi. E sentono anche l'impegno. E sentono l'impegno, sì. Lisa, allora cosa vuol dire per te essere qui oggi, un segno di solidarietà che voi state dando e grazie a questo bambino o bambini in futuro che avranno bisogno anche del vostro aiuto per riuscire a fare queste operazioni e a migliorare la loro qualità di vita? È un modo anche per insegnare i ragazzi ad aiutare gli altri, perché finché l'offerta viene da noi è un discorso. In questo modo sono loro che si mettono in gioco, creano qualcosa per aiutare un altro bambino come loro. Quindi è un modo di educare loro alla solidarietà nei confronti degli altri. Una cosa che noto e che dicevo anche prima è che sono molto attenti a quello che voi state cercando di far capire, di creare questo oggetto. Sì, perché hanno una sensibilità diversa loro, quando vedono le cose concrete, poi anche tra loro bambini, sono molto sensibili, molto attenti. È vero. È proprio vero, sono più bravi di quello che si pensa. Sì, non è mai chiaro se è più quello che si dà o quello che si prende, io sono per la seconda. Bravissima. Allora Giada, cosa vuol dire per te creare questi lavoretti per la solidarietà? Una piccola rivoluzione all'interno di un gruppo fatto da bambini comunque che non hanno niente da poter comunque portare avanti, invece in questo momento riusciamo a comunque a portare avanti, a magari dire anche un po' la nostra parola. E i ragazzi mi sembra che ti stiano molto attenti a quello che tu stai insegnando e facendo. Come riesci a catturare l'attenzione di questi ragazzi e ragazze che di solito... Perché non lo faccio con magari velocemente, ma magari anche scherzando, facendo delle battute, così comunque li tengo molto attenti. Ecco, riesci a catturare la loro attenzione. Grazie Giada e complimenti. Tu sei? Francesca. Francesca, tu cosa vuoi dire allora? Volevo dire che per me dare un aiuto a questo ragazzo è importante, perché è bello aiutare chi è in difficoltà. Avete sentito che belle parole, complimenti Francesca, bravissima, Siamo con Monica. Monica, cosa stai facendo? Vedo dei bellissimi fiorellini. Sto aiutando i bambini e io a fare dei lavoretti che possono aiutare, possono piacere e fare una buona azione. Grande entusiasmo oggi. Sì, sicuramente, è già il secondo giorno e siamo veramente felici di fare tutto ciò. E noi vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Tu sei intanto Loredana. Anche per me, grazie. Anche per me è importante aiutare gli altri, perché magari c'è qualcuno nel mondo, molte persone nel mondo soffrono, cioè non hanno quello che noi abbiamo, e mentre noi magari ci disperiamo perché i nostri genitori non ci comprano quella determinata cosa, quel determinato telefono che va di moda adesso, altri bambini non lo possono avere, non possono avere neanche cibo. Avete capito? Brava Loredana, complimenti, eh? E con quanta energia l'ha detto. Però io ragazzi vi dico una cosa, che noi non aiuteremo solo Gio, perché io sono stata in un posto bellissimo a Vicenza, sono dei laboratori di DNA, dove abbiamo capito, l'Istituto delle Malattie Rare, dove abbiamo capito che dobbiamo aiutare tanti bambini che sono in grosse, grosse difficoltà, che stanno aspettando queste cure ma non hanno i soldi. Perciò io coinvolgo ancora di più la maestra Barbara che è qua, ma anche tutti i genitori, perché dobbiamo aiutare. Cosa vuoi dire Barbara? Ah, per noi va benissimo. Io parlo per me e parlo per i ragazzi. Certo,
i genitori ce la stanno mettendo tutta, il tempo è quello che è, ma entro il limite del nostro possibile, del nostro piccolo piccolo, possiamo provare. E allora avete capito cosa succederà il 7 aprile al Banco Solidale della provincia di Treviso, quello di Rete Veneta, dove avremo una sfilata con dei vestitini bellissimi fatti da delle nonne, tutti fatti a mano. Avremo queste scuole, questi bambini, perché i bambini non hanno colore, i bambini sono tutti uguali e sfileranno, perché sfilando raccoglieremo anche dei contributi per aiutare questi bambini, queste malattie rare che li stanno distruggendo e dobbiamo certamente aiutarli. Siamo riusciti a raggiungere la cifra per il piccolo gioco. Pensate che grande aiuto, cosa siete riusciti a fare in pochissimo tempo, raggiungere questa cifra, 400.000 euro, 50.000 euro li ha messi la regione, ma il resto li avete messi voi con tutti i vostri contributi, con le vostre buste, con tutto quello che avete dato, con questi acquisti di biscotti, di pasta, delle focacce di Gio, per aiutare questo bambino ad andare in America e a fare questa operazione importantissima, perché sennò la sua gambetta sarebbe stata veramente tagliata. Pensate, ecco i soldi maledetti, ma se non ci sono dobbiamo trovarli. E come li troviamo noi? Facendovi vedere le situazioni. Ci sono altri bambini che noi dovremmo aiutare, altre persone, veramente adesso vedrete questo assegno anche questa settimana, dove sono andato, cosa dice questo uomo, dobbiamo aiutare queste persone che hanno avuto la sfortuna che nel loro corpo è entrata questa tremenda malattia, che può essere una malattia rara. Andiamo a vedere appunto l'assegno di questa settimana. Ciao grande famiglia, siamo nella prima periferia di Mestre e stiamo aspettando una persona, ci sta venendo incontro, andiamo. Ciao Elisa, ciao carissima, sono arrivata, ciao. Allora, io ho portato anche un po' di roba perché siamo a Pasqua, perciò ti ho portato anche un po' di roba. Andiamo a prenderla Elisa. Ecco qua Elisa, tanto un po' di roba, adesso ti aiuto, grazie. Aspetta. Permesso, permesso, stiamo entrando in casa di Elisa che adesso vi presenterò. Allora Elisa mi ha chiamato, Elisa era molto provata, Elisa è sposata, però cosa succede nella sua vita? Niente, io sono sposata con Diego e è circa 8 anni che Diego si è ammalato di questa malattia che purtroppo qui in Italia non è riconosciuta. Che si chiama Elisa? Si chiama CFSME, cioè sindrome da fatica cronica oppure encefalomielite mialgica, il nome più appropriato diciamo. E che è una malattia rara? È una malattia rara, non più di tanto, perché ce ne sono tantissimi casi in Italia e anche all'estero. Il problema è che non è riconosciuta perché non ci sono dei marcatori che ti possano far vedere che esiste, che nel sangue tu ce l'hai. In parole povere, ecco. In più c'è una bambina? Sì, in più abbiamo una bambina di 9 anni e diciamo che non è molto semplice la situazione, ecco. Ha una pensione, come vivete? Allora noi abbiamo lottato tantissimo per avere l'invalidità civile e adesso sono 2 anni che percepiamo l'invalidità sempre a revisione, nel senso che ogni tot loro ci chiamano a revisione. Di quando ci parla di questa invalidità? Noi adesso abbiamo il 100%. Perfetto. Sì. Però non è una cosa diciamo fissa, nel senso che comunque abbiamo la revisione da passare, ogni volta ci mandano da specialisti per poter documentare, solo diagnosticare, che, diagnosticare esatto, quindi sono tantissimi soldi sia di medicine che anche di specialisti vari ed è una situazione
abbastanza importante. Mi hai detto, io sono andata da questo specialista, ho fatto questa richiesta, vorrei provare questo farmaco per mio marito, sì, per Diego, e cosa ti ha risposto? Lo specialista mi ha detto, io non posso darle questo farmaco perché Diego non ha questa malattia, non ha l'HIV, e quindi il farmaco è solo per i pazienti che hanno questa malattia. Io vorrei capire se questo è vero, perché quante volte prendiamo dei farmaci che non sono per quella malattia, però diciamo, beh, lo prendiamo e vediamo cosa succede. Esatto. Ecco. Anche perché, tra virgolette, purtroppo lui fa da cavia. Ha delle controindicazioni, degli effetti collaterali che magari possono creare problemi a Diego, secondo te? Sai qualcosa? No, bisogna solamente tenere sotto controllo i reni, ok? Una volta ogni 3 mesi fare gli esami del sangue per vedere, perché ma tutti i farmaci comunque danno problematiche ai reni dopo tanto che li prendi, tanto che Diego fa uso di morfina tutti i giorni. Lui è 8 anni che fa uso di morfina, fa uso di antidolorifici oltre alla morfina, e logicamente bisogna tenerlo sotto controllo perché fanno bene da una parte ma fanno male dall'altra. Elisa, tu mi hai detto, mio marito è proprio chiuso in cella qui dentro, sì, da 8 anni, perché loro hanno preso questo appartamento che è anche bello, ma è al terzo piano con delle scale ripide e non ha l'ascensore. Sì. Ma chi poteva immaginare una tragedia del genere? Perché di tragedia si parla. Assolutamente. E adesso Elisa ha messo in vendita anche l'appartamento, sì, ma non è facile vendere in questo momento. No. Anche perché sono dei prezzi anche molto bassi, esatto, adesso bisogna stare molto attenti perché gli speculatori ci sono dappertutto, però Elisa fa anche questa richiesta, aiutate il mio Diego. Assolutamente sì, anche perché Diego è qui chiuso da 8 anni, è come fosse agli arresti domiciliari, anzi molto peggio, ok? Perché lui appunto fa fatica anche solo a fare le scale. Andiamo a salutare Diego, prego, facci da cicerone nella tua casa. Ciao Diego, ecco qua, parliamo piano, ciao, perché Diego ha problemi quando si parla forte, per lui è come un martello pneumatico che entra dentro. Allora, vuoi stare in piedi o vuoi che andiamo, Diego? Riesco magari a sedermi, che sono più tranquillo. Vuoi sederti qui, Diego? Io penso di sì, guarda che forse... Quanti anni hai, Diego? Allora, io ne faccio 50 a dicembre. Diego fa 50 anni a dicembre, da diversi anni è questa malattia che ti sta creando, no, problemi di più, di movimento, di memoria, un po' di tutto, ed è una situazione veramente incredibile. Cos'è che chiederesti, Diego? Dunque, io chiederei innanzitutto, da parte dei medici, di essere più comprensivi, nel senso che devono capire di più questa malattia, perché cioè quando si trovano davanti a un paziente che ha questa malattia qua, molte volte praticamente dicono che è un problema mentale, che non è una propria vera malattia ma è un fattore psicologico, e questo è uno dei grandissimi problemi che c'è tra noi e i medici. Gli specialisti di questa malattia ce ne sono pochi, e in Italia è seguita pochissimo. Diciamo che i maggiori centri dove viene studiata questa malattia sono all'estero. Dove? Ma in America, in Nord America, in Canada. Esatto, so che Canada. La studiano parecchio. E poi in Germania forse, mi sembra, c'era... Comunque, sì, comunque diciamo che è una malattia conosciuta. Conosciuta in tutta Europa e anche nelle Americhe. Però non so il motivo, in Italia non si sa. Non vogliono riconoscerla come malattia. Io questo appello, io proprio sentito da Diego, spero che qualcuno lo capisca, lo senta, che si faccia qualcosa per questi ammalati, che diventano degli ammalati con problemi enormi, non solo per loro ma per tutta la famiglia, perché veramente è un problema anche per la figlia, perché deve crescere in un ambiente sano, non vedere i genitori proprio depressi. Ecco, e tu Elisa cosa vuoi dire? Far capire che ci sono anche bambini che soffrono di questa patologia. Purtroppo. E devono riuscire a riconoscerla,
non è possibile, anche perché per... Sì, Diego adesso c'ha l'invalidità al 100%, però per riuscire ad arrivare a questo abbiamo combattuto anni e anni di umiliazioni davanti a medici dell'invalidità che ti deridono quasi, ecco. Non è che e bambini che ne soffrono, che non hanno più voglia di giocare, non hanno più voglia di alzarsi dal letto. Non è una cosa normale, non può essere solo psicologica. Io volevo dire un'altra cosa importantissima, è che all'estero esiste un farmaco che ha risolto quasi tutti i problemi ad alcuni malati di questa malattia, solo che in Italia si fa moltissima fatica ad averlo, prima di tutto perché sono proprio i dottori, diciamo, a non divulgare la notizia di questo farmaco, e la stessa sanità impedire che il farmaco arrivi in Italia a prezzi ragionevoli. Lo trovi, ma lo trovi a 140 euro a scatola qua in Italia, mentre all'estero lo puoi comprare tranquillamente a 40 euro. Questa è un'accusa molto grave che sta dicendo, perché pensate che costi diversi ci sono. Allora, vuoi fare un appello al governatore Luca Zaia o vuoi fare un appello al governo, questo nuovo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Io ho molta fiducia in questo nuovo governo e lo appoggio tantissimo. Chiedo di... praticamente di essere un attimo più decisi sulla situazione sanitaria e fare in modo che ci siano persone più competenti, meno coinvolte con le società farmaceutiche a vari livelli, e dottori più umani che capiscano di più la situazione e che siano più consapevoli della malattia e che ordinano i farmaci giusti, perché esistono i farmaci per questa malattia, esistono, ma ci sono troppi interessi, troppi. Un'altra cosa che io volevo sapere, che lavoro facevi prima di questa malattia? Io facevo la guardia giurata. Perciò tu stavi bene, avevi una bella famiglia? Ho lavorato, ho tranquillamente, mi ero appena comprato la casa, pagavamo il mutuo, non c'eravamo una coppia normale. Ho sempre lavorato, ho sempre pagato le tasse. Poi faceva la guardia giurata, faceva 8-9 ore al giorno, era parecchio sotto stress, perché fare la guardia non è un lavoro, però lui ha sempre lavorato, persone normalissime. Cioè a tutto ad un tratto è crollato così. È crollato, è arrivata sta mannaia. Allora, Elisa, intanto io ti faccio i complimenti, perché vedo con quanto amore e come lo stai sostenendo questo uomo. E vedo veramente complimenti, perché siete una coppia veramente eccezionale, che anzi la malattia forse avvicina di più delle volte. Bisogna capire di cosa stiamo parlando per capire l'amore in quel momento che esce quando vuoi veramente bene una persona e non la lasci. Secondo, allora io ho pensato una cosa, siccome Diego ha detto che ha bisogno di farmaci, noi ti diamo questo assegno, ecco, perché è giusto. Perché Diego va aiutato assolutamente, ecco, questo permetterà a Diego di prendere questi farmaci. Quando avete bisogno noi ci saremo sempre, perché è una cosa a parte. Non commuoverti Diego, non piangere, dobbiamo combattere, lottare, siamo uniti, dobbiamo farcela, qualcosa dovrà più muoversi, perché così è impossibile. Io ho avuto altri problemi, appunto, di persone che dovevano prendere questi integratori che costano cifre altissime e non ce la fate, perché è un assieme di cose, anche se avete l'accompagnatoria, ma non basta. Perciò non ti commuovere, non piangere, ringrazia solo la grande famiglia che vi vuole bene. Certo, certo. Grazie. Cosa vuoi dire? Grazie. Posso dire altro? Per noi è più che sufficiente. Adesso però devi dare un bel bacio a questo uomo, Elisa, dai, al tuo Diego. Allora, non me li fa mancare. Guai a chi me lo tocca. E con queste bellissime parole, anche questa settimana noi vi diciamo grazie, grazie, perché capite dove arrivano i vostri soldi, i vostri contributi che ci date. Ciao, e vedremo cosa succederà la prossima settimana.
anche questa settimana, questo lunedì sera, ci siamo commossi tutti un'altra volta, compresa la sottoscritta, per fortuna che Goglio c'ha gli scuri. Come si fa? Come si fa a non commuoversi di fronte a questi fatti, a queste tragedie che colpiscono delle famiglie che andavano ad un d'accordo bellissimo, avete appena preso l'appartamento, cercando di risparmiare, terzo piano, ma chi se ne frega dell'ascensore, costa poco, va bene, stiamo bene, tac, arriva sta storia, 8 anni che non si muove, 8 anni che non esce di casa, con questi maledetti farmaci integratori, che avete capito, non abbiamo capito come funziona, no, avete capito, non abbiamo capito niente come funziona, perché da una parte sì, da una parte no, la siringa a nord, la siringa a sud, l'integratore in Europa, l'integratore in Italia, ma Cristo, c'è un solo cielo, uno solo ce l'è di cielo, e siamo tutti sotto lo stesso cielo, ci dite perché ci sono queste differenze, siamo in Europa o non siamo in Europa? Chiara, cosa vuoi dire? È stato un servizio davvero sconvolgente, perché appunto abbiamo gli occhi lucidi anche noi, e niente, personalmente come amministratore mi prendo il compito di andare a parlare nel limite del possibile con le nostre istituzioni, con la regione in primis, di far sentire questa voce. Infatti ho chiesto appunto a Mirella di girarmi il video in modo tale che la gente si renda conto, perché come parlavamo anche prima, se la gente non si rende conto non può capire quanta sofferenza e quante cose si possono fare attivando i corretti sistemi. Quindi questo è proprio una cosa che voglio prendermi in carico in prima persona, e farò di tutto perché questa voce venga ascoltata e soprattutto sì, si trovi una soluzione opportuna, perché una vita così non è vita. A 50 anni, no, con una bambina, con una famiglia, non possiamo rimanere qui senza far nulla, è straziante. Io rimango veramente molto allibita, perché vedo che non è cambiato proprio niente. Prima appunto la moglie diceva che continue revisioni per avere il contributo di invalidità, ed è una cosa che abbiamo passato anche io e mio marito, perché con Angela, quando era piccola, parliamo di 3 mesi, 2 mesi, non di più, ogni 2 mesi più o meno dovevamo essere chiamati per andare lì a fare la visita, non è che la bambina, avendo avuto già danni cerebrali importanti purtroppo, nel tempo migliorino, magari fossero migliorati, però purtroppo non è andata così. E quindi questa bimba piccola, anche con la febbre, perché una volta aveva 38 e mezzo di febbre, siamo dovuti andare nel centro dove praticamente ci sono queste persone, no? La commissione. Esatto, la chiamo queste persone, perché erano lì e la guardavano, e sta bimba purtroppo non si muoveva e di conseguenza vedevano che non c'erano cambiamenti. E quindi è una cosa veramente inverosimile, secondo me. L'umiliazione, come diceva giustamente la moglie di Diego, e Diego, che tu senti, vedi anche che traspare, cioè delle volte non hanno neanche il pudore di mascherare, anche se è una cosa che per loro è normale. Sì, perché una routine, diciamo la verità, è una routine, loro. Cosa certo. Senti di dire, Barbara, tu che hai provato e ho visto con quanta emozione hai vissuto questo video? Sì, a me dispiace molto per questa famiglia. Capisco benissimo e vedo che questa povera creatura di 50 anni, alla mia età tra l'altro, padre di famiglia, vedersi in questa malattia, in queste condizioni, veramente io le auguro tutto il bene possibile. 8 anni che non esce di casa, esatto. Ma vi rendete conto? Resti dove resto veramente. Come ha detto lui. Tu, Franco, cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto sì, tua moglie? Diciamo che mi accodo un po' a quello che ha detto Barbara, è veramente da rimanere allibiti, veramente. Io abbiamo veramente vissuto un'esperienza simile, perché quando andavi lì con Angela e dicevi ma non è cambiato nulla, e quindi noi speravamo che le cose potessero cambiare per Angela, perché è chiaro, il genitore spera sempre nel bene del figlio, ma ti trovavi, dicevamo ma che senso ha venire qua a far rivedere nostra figlia in queste condizioni? Dovevamo spogliare, doveva essere vista come fosse un animale da laboratorio, possiamo dire. Guardate, veramente umiliante.
umiliante. Perché bisogna provare, per lei, vero? Bisogna provare, sì. Forse cose. Per questo avete avuto il coraggio di far vedere Angela, di far vedere questo spot che fa capire tante cose. Questo spot vuol dire far vedere l'amore. L'amore che dei genitori hanno per queste creature indifese che hanno avuto solo la sfortuna, come dice giustamente Barbara, di essere nate nel modo sbagliato. Che questa è la verità. Ma quello che vogliamo far vedere noi non abbiamo la bacchetta magica, guardate, io dico sempre, Mirella non ce l'ha proprio la bacchetta magica, però ha la forza di farvi vedere certe cose che qualcuno non vuole farvi vedere, ecco, perché sono cose scomode, sono cose che devono far scuotere, ecco, io quello che voglio fare questa sera è scuotere qualcuno. Chiara mi ha detto che mi aiuterà, io ci credo, credo molto nei giovani, punto molto sui giovani, vedete che io veramente li invito sempre, cerco di coinvolgersi su quello che faccio, avete visto anche con la colletta solidale, con questo entusiasmo che hanno, ecco, l'entusiasmo di aiutare gli altri, perché pensate che non c'è solo il piccolo Gio, abbiamo altri bambini che stanno aspettando di essere curati, non hanno i soldi, non hanno la possibilità, e noi non dobbiamo aspettare qualcuno dal cielo, sì c'è quello che ci guarda, ma è quello anche che vi fa dare il contributo, che vi fa aiutare, che vi fa entrare nel cuore queste persone che sono in difficoltà e automaticamente aiutarle, perché sapete che i soldi vanno a buon fine, è quello che voi dovete e volete sentire, che i soldi vostri vadano a buon fine. Quando abbiamo sentito l'anziano che ha portato questo pacco di zucchero, la pasta o la farina, oppure anch'io al supermercato mi portava la scatoletta e mi diceva guarda Mirella ho solo questo perché non ho tanti soldi, ecco questa solidarietà che viene soprattutto da chi ha passato la miseria, la povertà, da chi non ha avuto niente e che sa cosa vuol dire aver fame e la mia borsa invece è sempre bella ricca, grazie alle vostre offerte che fate. Allora adesso noi veramente ci rilassiamo un po', andiamo a vedere il Banco Solidale, andiamo. Cosa sta facendo Marzia? Sto prendendo i nominativi delle persone che parteciperanno domenica 7 aprile alla festa del Banco Solidale, perché sono 7 anni che siamo aperti e vogliamo festeggiare il compleanno e stiamo organizzando praticamente questa festa e prendiamo i nominativi perché vogliamo che tutte le persone che vengono qui partecipano se possono, ci sarà una grande sorpresa, però possono partecipare anche tutte le persone che vogliono, che sono solidali con noi, diciamo. Ecco, quando e dove? Allora, il domenica 7 aprile alle 2:30, speriamo che il tempo ci assista, e qui nella sede della provincia, davanti al Banco Solidale, ci sarà appunto questo compleanno. Ci sarà una grande sorpresa, la Mirella sta organizzando al meglio. Ecco. Quindi ci saranno i bambini, ci sarà una sorpresa, non posso dire di più perché stiamo proprio organizzandoci, ecco. 7 anni sono un bel traguardo, no? 7 anni, sì, 7 anni il 7 aprile, siamo contenti perché abbiamo aiutato in questi anni tante persone si sono anche risollevate, hanno trovato poi una collocazione di lavoro, insomma, e siamo contenti di aver accompagnato queste persone in un periodo difficile che poi si è risolto e stiamo continuando così, tante adesso avranno fatto domande per il reddito di cittadinanza e speriamo che le cose vadano avanti e che si risolva questa situazione di indigenza. Un traguardo importante sia per le persone che il banco ha aiutato in tutti questi anni, ma anche per i volontari stessi che hanno dato vita a questo banco. Certo, ci siamo avvicendati in tanti in questi anni e siamo contenti di quello che abbiamo fatto perché abbiamo avuto anche soddisfazione, diciamo, nel fare quello che abbiamo fatto. E quindi adesso per esempio dobbiamo ringraziare anche le persone che ieri ci hanno portato vestiario, ci hanno portato cracker, poi c'è Alessio e Maria ci hanno portato della carne. Che di solito siamo sempre scarsi, quindi è stata una bella sorpresa e un bellissimo regalo. E qui cosa abbiamo? Qui abbiamo la carne, che ringraziamo Alessio e Maria che ci hanno fornito di questa carne per dare alla gente che viene qua a farci la borsa della spesa.
rinnoviamo ancora una volta l'invito per il 7 aprile. Rinnoviamo sì l'invito a chiunque voglia partecipare a venire a questa festa, che sarà senz'altro una cosa allegra e diciamo in un bellissimo posto. Una festa che vedrà anche la partecipazione di chi? Allora, ci saranno le scuole di San Pietro di Feletto che si sono offerti, volevano partecipare e ci aiutano a organizzare questa festa. Quindi quando ci sono i bambini delle scuole, diciamo, senz'altro c'è un entusiasmo, un qualcosa che, diciamo così, sarà senz'altro positivo. Pensate che data, 7 aprile, giorno del bombardamento. Potevo trovare una data più strana per fare l'anniversario del Banco Solidale, perché noi viviamo, noi volontari, tutti in generale, non solo i veneti schiacciati, ma le associazioni di volontariato, vivono quotidianamente un bombardamento. Ecco, il bombardamento del 7 aprile è un bombardamento che noi viviamo tutti i giorni, vedendo, come avete visto, queste famiglie in grande difficoltà, questi anziani senza denti che dobbiamo dare gli omogenizzati perché non riescono a mangiare, questi bambini che non riescono ad andare a scuola vestiti magari come gli altri, con le stesse cose degli altri, quale telefonino, voi non avete idee, sono bambini bravissimi che studiano, che fanno i bravi, educati. Io non ho mai messo una transenna al Banco Solidale in 7 anni, si comportano tutti bene, se qualcuno sbaglia ci sono delle regole da rispettare, glielo diciamo, ci confrontiamo, anche questo fa il Banco Solidale e tutte le associazioni, vuol dire integrazione, fa rispettare le regole e capire che è perché tu viva meglio, tu, la tua famiglia e tutto quanto il mondo del volontariato che ti aiuta in un momento difficile. Perciò capite che questo banco il 7 aprile sarà aperto a tutti. Hanno chiamato una settimana martedì neve, grandine, gelo, io so che domenica ci sarà un sole bellissimo, questo lo posso solo mettere per iscritto, ci credo, lassù qualcuno mi ama, mi ha sempre amato nel momento che facevo qualcosa per aiutare le persone in difficoltà e penso che anche questa volta mi aiuterà. La letterina gliel'ho mandata e penso che leggerà la mia letterina. Chiara, cosa vuoi dire? Dopo aver visto questo banco, come abbiamo visto le immagini che abbiamo visto prima di questa meravigliosa raccolta, ripetiamo quanti chili avete raccolto di merce? Allora, noi abbiamo raccolto 430 chili di merce, però non finisce qua, perché appunto altri giovani della provincia di Treviso, non solo vedendo il risultato, vedendo l'energia, la sinergia e appunto soprattutto la causa benefica, mi hanno contattata dicendo che lo vogliono fare anche nel loro territorio, quindi ho promesso proprio a Mirella che per fine anno porteremo ancora grandi risultati. E poi un appello proprio che voglio fare ai giovani che ci stanno ascoltando è quello di rendersi conto, di entrare nelle situazioni e capire, perché spesso noi ci lamentiamo di tantissime cose e non sappiamo che siamo uno fortunatissimi e due c'è davvero tanta gente che sta male e ha bisogno di qualcosa. Noi invece abbiamo tutto e nonostante tutto ci lamentiamo. Quindi un appello che voglio fare a tutti i giovani è quello di mettersi in gioco, di provare a vedere delle situazioni diverse dalle proprie e capire realmente le cose importanti della vita e quelle un po' più frivole. Grazie, grazie Chiara. Queste due ore sono volate. Fra poco arriverà l'ultima canzone. Sentiremo con quale canzone Matteo, questo cantautore bravissimo, ci lascerà. Un saluto Barbara a tutte quelle persone che questa sera ci stanno guardando. Allora, un grazie innanzitutto a te Mirella, prima di tutto, di averci invitato qui, è sempre un onore sempre venire qui da onore voi. Onore mio Barbara, no, onore vostro, onore mio avervi qua. E niente, noi insieme a mio marito, che magari forse meglio dice di me perché... Per dare un cito alla nostra associazione. Prego Franco. Sì, allora io volevo innanzitutto dare il sito della nostra associazione, certo, che è www.lamusicadiangela.it, facile da ricordare. Bene. E lì trovate anche il come aiutarci, perché noi attualmente lavoriamo in ospedali, in pediatria, apriremo a breve, grazie al dottor Benazzi, volevo ringraziarlo e salutarlo perché ci ha aperto veramente le porte. Abbiamo impiegato un anno e mezzo per entrare in pediatria all'inizio, quando è arrivato lui
è partito tutto. È scappato tutto. E devo solo ringraziarlo. Ci ha rinnovato il progetto in pediatria e ci ha chiesto, è venuto da lui, ci ha chiesto di fare qualcosa per la geriatria. Quindi ecco, a breve inizieremo un progetto anche per l'anziano. Qui stiamo rivedendo la tua Angela, Barbara. Ecco, Alessandro, tu con quali parole ci vuoi lasciare? Ma sicuramente vorrei ringraziare tutti i giovani e certo, anche meno giovani che hanno contribuito in questo weekend per aver raggiunto anche un grande obiettivo, perché per noi è stata una bella cosa partecipare ad aiutare il Banco Solidale. Speriamo, come ha detto Chiara, di riuscire a portare ancora grazie, un contributo anche maggiore magari, perché si può sempre grazie, fare meglio. E invito anche altre associazioni magari a fareci un pensierino. Grazie, grazie. Io invece ringrazio tutti quanti voi. Passo la parola a Matteo Tisato, il cantautore. Con quale canzoni finiamo questa bellissima, per me, puntata emozionatissima? Una canzone di Battisti, che comunque Battisti comunque raccoglie sempre le persone, certo, Il tempo di morire. È anche un po' allegra per finire in allegria. Esatto, grazie, grazie Tisato. E andiamo con la canzone. E poi ci sentiamo per i saluti della Mirella. Ciclotta, dieci HP, tutta cromata, tua 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei. Ma ho il cuore malato e so che guarirà. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. E so che ami un altro, che ci posso fare, e sono un disperato. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì. Mi basta il tempo di morire, fra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, ma adesso, adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Grazie, 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 grazie a tutta la regia che mi supportate, grazie infinite ragazzi, a lunedì prossimo, ciao a tutti, ciao!